che ancora una volta la Regione è a Taranto per presidiare tutto il presidiabile, nel senso che questa è la città dal punto di vista del lavoro, dal punto di vista dell'industria, dal punto di vista dei rischi per la salute, per me è più importante della Puglia e contemporaneamente un luogo di cura ma anche una grande opportunità, perché se questa città, come noi siamo convinti che avverrà, ricomincia a giocare a pieno regime, dà tutto il suo contributo alla regione e all'Italia, può cambiare le sorti della partita. Voi immaginate che già oggi la Puglia cresce ad un ritmo doppio di quello dell'Italia e quando sarà concluso un processo di ristrutturazione industriale difficilissimo, che è quello collegato all'Ilva, ma non solo all'Ilva, per uscire dalle monoculture, per entrare nel futuro dell'innovazione tecnologica, dell'università, della ricerca, di tutti quegli elementi nei quali stiamo investendo, compresa anche la cultura. Ovviamente Teleperformance è una battaglia che io faccio, credo, da una ventina d'anni, può darsi che mi sbagli, ma io addirittura sono venuto qui la prima volta che ero sindaco di Bari, con dei parlamentari del Partito Democratico, era appena stata varata una norma di legge per agevolare questo tipo di imprese e ancora una volta con una capa tosta che è tipicamente tarantina, se mi permettete, ma devo dire anche nel resto della Puglia la capa tosta non manca, abbiamo insistito e abbiamo portato a casa un buon accordo. Ovviamente la Regione sta dando il suo sostegno, ovviamente l'ho già detto e lo ripeto pubblicamente, siccome verranno fatti investimenti importanti sia tecnologici che in servizi, ho chiesto che questi investimenti ricadano nel territorio tarantino. Non mi portate, con tutto l'affetto ovviamente per i lombardi o per i veneti o per gli emiliani, non me li portate qui, nel senso fate lavorare i tarantini perché ci hanno più bisogno, non perché ci hanno più bisogno e hanno bisogno della speranza, perché Teleperformance è stata per tante famiglie della provincia di Taranto una speranza, si sono sposate, hanno fatto i figli, forse qualcuno dopo tanti anni, non dico che si è sposato, però ci sta vicino e quindi poi bisogna proseguire, ed è il motivo per il quale ringrazio in modo particolare Leo Caroli, che è il capo della task force delle crisi industriali della Regione, per quello che ha fatto e per come l'ha fatto, con grande umanità, umiltà e dedizione. Che mettere nelle condizioni il presidente della task force di occuparsi domani dell'ennesima crisi di impresa lo mette nelle condizioni di annunciare che si fa prevenzione alla crisi. E come? Attraverso un investimento in innovazione tecnologica e ricerca. Per rendere sempre più competitiva un'azienda, soprattutto in questo settore, che va incontro all'utilizzo della intelligenza artificiale, che se non ben utilizzata rischia di divenire un problema per l'occupazione e per il ruolo della persona, del profilo umano del lavoro, soprattutto in centri operativi come questo. E quindi un investimento importante, parliamo di circa 7 milioni di euro, investimento nel quale Regione Puglia ha creduto e ha concluso proprio in queste ore l'iter valutativo di ammissibilità, e vedremo nei prossimi giorni come definitivamente questo iter potrà concretizzarsi con la firma di un contratto di programma. Metto in evidenza che l'affidamento di Regione Puglia si traduce anche in una contribuzione pubblica, un aiuto pubblico pari a 4 milioni di euro circa sul valore complessivo dell'investimento. E quindi si creano le basi perché questa competitività aziendale possa ulteriormente sostenere aziende come questa in questo meraviglioso processo di transizione da quello che fino a un decennio fa veniva ritenuto un lavoro dannato, il lavoro nei call center, a un lavoro che non solo è diventato dignitoso, ma che è un lavoro di qualità per il welfare aziendale che qui si è riusciti a offrire ai dipendenti, per il lavoro smart working che aiuta un'organizzazione del lavoro che implementa la competitività e la produttività
produttività ed infine per una formazione di qualificazione continua che metti i lavoratori di essere all'altezza di questi investimenti fatti in innovazione e ricerca. Insomma, può divenire un modello di riferimento, soprattutto per la provincia di Taranto, per gli altri imprenditori e investitori che guardano a questo territorio e in generale per oggi la regione. Oggi riceviamo il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e per noi è un motivo di grande orgoglio perché viene a visitare un'azienda che oggi rappresenta un'eccellenza di Taranto e provincia, ma che non è sempre stata un'eccellenza, quindi è figlia di un percorso di trasformazione che ci inorgoglisce ancora di più, insomma, perché non è una start-up, è un'azienda che opera sul territorio dal 2005 e che ha vissuto vari momenti. Ora sono 5 anni di fila, che rappresenta un vero valore, un asset di questo territorio.